ridere che ogni tanto quando filmo le intro dei vlog mi metto qua e c'è Jimmy che è sempre più lungo. Comunque, ciao! Allora, il video di oggi sarà una sorta di vlog, ma in realtà non è un vlog, è un progetto creativo. Praticamente, se mi seguite da un pochino lo sapete, che è da un po' di tempo che sto iniziando a tenere delle piantine di vario tipo. Ho iniziato a comprare un po' di piante, a metterle qui in camera mia. C'è un po' di tutto, c'è un pothos che è Jimmy, che lo conoscete bene. Ho comprato un altro piccolo pothos di un altro tipo, Shindapsus pictus mi pare si chiami, e l'ho messo sulla mensola là. Poi ho dei narstuzzi, una pianta di incenso, dell'ederina e due vasi anche di latera che mi ha regalato mio fratello, quindi quei fiorellini super carini che crescono a cespuglio. E ok, praticamente la situazione inizia a essere un po' disordinata. Diciamo che io ho cercato sempre di arrangiare le mie piante mettendole magari appese oppure in cima sulle mensole o fuori dal davanzale della finestra, però iniziano a essere proprio tante. Quindi diciamo che ultimamente mi sono un po' cervellata per cercare di capire quale fosse il modo più furbo di tenerle sempre nella stanza, ma con ordine. E faccio la premessa: la maggior parte delle piante che cerco di tenere in stanza sono piante che purificano l'aria, insomma non danno fastidio da questo punto di vista. Quindi ad esempio il pothos, volevo prendere anche una Sansevieria. Una new entry che spero di potervi annunciare oggi o comunque a breve è la Monstera Deliziosa, che è questa pianta bellissima con delle foglie bellissime, tutta bellissima. In realtà appunto il video di oggi sarà una sorta di vlog perché andiamo all'IKEA. L'IKEA è il mio posto felice, dovete sapere, è uno dei posti che più mi piace visitare perché mi tranquillizza molto e mi piace un sacco girare per tutti i vari reparti, trovare delle idee carine per la casa, per camera mia, insomma è veramente un bel posto. E poi in fondo verso la fine ha tutto questo reparto di piante bellissimo dove spero appunto di trovare la monstera. Allora, il progetto che io ho immaginato per la mia camera da letto per poter mettere tante piante consiste in una mensola che andrebbe messa sopra il letto, che adesso è tutto sfocato, però dove c'è lo specchio sopra il letto. Volevo mettere questa mensola che prenda in realtà appunto quasi tutta la parete, nel senso che deve prendere tutta la larghezza del letto, e sopra la quale disporre poi le piante che ricadano anche, diciamo, con un bel effetto di giungla, ecco. E ho visto tante foto su Pinterest e sembrano veramente belle, una bella idea, insomma ho pensato no, lo voglio fare, lo farò. Quindi vediamo un po', oggi vado alla ricerca della mensola giusta intanto e del reggimensola, e se per caso invece mi venisse qualche altra idea per creare questa piccola giungla all'interno della stanza, ovviamente se mi verranno altre idee ben venga, però appunto questa è l'idea di base da cui parto. Nulla, quindi adesso ci prepariamo e poi facciamo questa gita all'IKEA. Vi farò vedere penso degli spezzoni che filmerò col cellulare e poi ci aggiorniamo o oggi oppure tra qualche giorno quando sarà il momento di effettivamente realizzare questo progetto per cui sono molto gasata.